buongiorno e bentornati a Medicina 33. Interventi al cervello sono interventi delicatissimi dove l'errore anche soltanto di un millimetro può compromettere una funzione fondamentale. E allora è importante anche simulare questo intervento prima di farlo realmente. Vedremo in che modo. Poi parleremo di un macchinario in grado di trattare tremori essenziali e tremori del Parkinson, ma anche con altre potenziali importantissime applicazioni. Di questo parliamo con il nostro ospite in studio di oggi, che è il professor Francesco Di Meco. Buongiorno. Buongiorno. Professore, direttore Dipartimento Neurochirurgia dell'Istituto Neurologico Besta di Milano e ordinario di neurochirurgia all'Università di Milano. Ma subito, una palestra per giovani neurochirurghi, un modo per preparare, come abbiamo detto, delicatissimi interventi al cervello, ma anche un modo per rendere i pazienti più consapevoli. Di che cosa stiamo parlando? Allora, per vederlo andiamo all'Istituto Neurologico Besta di Milano con Silvia Zerilli, poi torniamo in studio. Si sente il battito, l'aspiratore, si ha la sensazione tattile. Per farci capire come funzionino le cose al Neurosim Center dell'ospedale Besta di Milano, ci dicono di immaginare un direttore d'orchestra che, prima della prima, fa le prove generali. Cerca con l'aspiratore di portarti il tumore verso il basso, verso di te. Sì. Al Sim Center del Besta le piattaforme tecnologiche servono non solo a riprodurre con la realtà tridimensionale l'operazione al cervello che sarà, ma anche a guidare il neurochirurgo in sala operatoria. Ricreiamo in tutto e per tutto la testa del paziente, il cervello, il tumore, la lesione che va affrontata, con il vantaggio notevole di così evidenziare aree dove assolutamente non possiamo andare o non possiamo passare. Nel cervello anche un millimetro può essere fondamentale. Questo è il tumore che opereremo domani. È una giovane paziente e ha questa lesione frontale sinistra, evidenziata in azzurro, molto vicina all'area del linguaggio e alle vie del linguaggio. Possiamo fare la prova generale oggi, qui, in tranquillità, e domani replicare il tutto veramente sul paziente in carne ed ossa, ma possiamo beneficiare di queste immagini che potremo sovrapporre come realtà aumentata sul campo operatorio, sul cervello e sul tumore della paziente. L'analisi consente anche di ipotizzare strategie alternative nel caso ci si trovi in scenari inattesi. I simulatori di realtà aumentata sono analoghi a quelli usati dai piloti per le simulazioni di volo. Riceve da questi strumenti a sensibilità tattile l'esatta sensazione che avrebbe nell'appoggiare, nel muovere, nello spostare il tumore e nello separarlo dal cervello normale. L'altro grande obiettivo del Neurosim Center è infatti formare i neurochirurghi del domani, senza rischio oggi per i pazienti. Prendi bene il margine della dura madre, della meninge, bene, ok, entra, esatto, prova a fare questo movimento, esercitati su quello. Quello è il margine dove finisce il tuo tumore. L'idea è di farne 100, 150 in questo modo, per poi passare nella sala operatoria reale e operare un paziente in carne ed ossa. Di grande fascino il progetto del consenso informato del paziente, che usa la tecnologia per spiegare il tipo di intervento che dovrà affrontare. Possono usare gli occhiali 3D e entrare virtualmente nella loro testa, vedere il loro tumore, il problema dal quale sono affetti, e in questo modo capiscono molto meglio il tipo di intervento che faremo, perché lo facciamo. Pensavamo che questo potesse aumentare l'ansia dei nostri pazienti. Non è stato così, perché abbiamo misurato poi in modo oggettivo e l'ansia non aumenta. Professore, un centro particolare, se non sbaglio, il primo in Europa? Sì, è stato il primo centro in Europa e ha lanciato un paradigma di formazione diverso rispetto al passato. Vale a dire, mentre la nostra tecnica di apprendimento da sempre in medicina è stata quella di una sorta di apprendistato, oggigiorno abbiamo bisogno di step intermedi, che sono il potersi esercitare in una realtà che per il paziente è completamente sicura. Questo è il modo migliore. Certo, assolutamente. Ma da voi al Besta c'è anche un altro macchinario all'avanguardia, il FUS, questo focus ultrasound. E leggo, per una chirurgia a base di ultrasuoni focalizzati e guidati dalla risonanza magnetica.
Allora, è un sistema che è molto efficace, da quello che so, per la cura dei tremori essenziali, del Parkinson, ma anche... Sì, diciamo che innanzitutto gli ultrasuoni vengono utilizzati un po' in tutto il corpo, no? Come focus ultrasound per il trattamento di varie malattie. Nel caso del cervello è possibile, sotto controllo della risonanza magnetica, andare a fare dei trattamenti specifici. Esistono dei campi di applicazione, come per esempio il tremore, sia di tipo essenziale che il tremore dovuto al Parkinson, dove è possibile andare a indurre delle lesioni focalizzate nel cervello per trattare questa tipologia di disturbo. Ecco, ma per esempio per trattare i tremori essenziali o quelli del Parkinson è una terapia molto lunga o è No, si tratta di un singolo trattamento. Diciamo così, come direbbero gli americani, un single shot, no? Vale a dire, il paziente viene sottoposto a una procedura che è controllata dalla risonanza magnetica, dove noi letteralmente focalizziamo dell'energia ultrasonora, quindi energia pulita, questa è una cosa da sottolineare, non è come l'energia radiante, per esempio, che è potenzialmente lesiva, certo. E li focalizziamo in un punto ben preciso del cervello, al di sotto, con una precisione che è submillimetrica, ultramillimetrica, in maniera tale da poter raggiungere il nostro risultato. Si badi bene che è possibile indurre prima una lesione che è reversibile, in maniera tale da testare in tempo reale l'efficacia dell'azione che stiamo conducendo. Nel momento in cui abbiamo verificato che questa è efficace, si procede con l'ablazione definitiva. E l'efficacia, diciamo, in termini statistici qual è? In termini statistici, ad un anno possiamo avere delle recidive intorno al 10-15%. Quindi, ottimo. E a 5 anni sono più o meno 25-30%, ma è possibile anche sottoporre a un nuovo trattamento il paziente. Quindi è possibile ripeterlo? Certo, perché tutto dipende fondamentalmente dalle capacità di cicatrizzazione, diciamo così, del cervello. Senta, voi però adesso state facendo anche degli, diciamo, a livello sperimentale ancora, credo di capire, per la cura dei tumori cerebrali. Allora, le potenzialità di applicazione di questa tecnologia sono veramente estremamente varie. È chiaro che uno dei campi più importanti è quello che, tra l'altro, dal punto di vista mio personale interessa in maniera particolare, è quello del trattamento dei tumori primitivi, ma anche secondari del cervello. Esistono poi altre patologie addirittura dove può essere utilizzato. Può essere utilizzato nel trattamento del dolore, ad esempio, oppure può essere utilizzato nel trattamento di malattie psichiatriche. C'è chi sta utilizzando a livello sperimentale nel trattamento della depressione, per esempio, e ancora, chissà, forse un giorno, ancora non è ipotizzabile in maniera concreta, è possibile che ci possa essere qualche applicazione per l'Alzheimer, ma è una cosa che deve essere ancora ben però sarebbe valutata. Molto interessante, naturalmente, questa certo. Applicazione. Senta, e il paziente però è doloroso questo assolutamente tipo di... No, il paziente non sente assolutamente è mai sveglio nulla. O dorme? Il paziente è sveglio, anzi una delle caratteristiche proprio di questa tecnica di trattamento è che il paziente deve rimanere sveglio. Sì, infatti sono delle immagini che stanno scorrendo mentre lei... In maniera tale da poterci avvertire in qualsiasi momento se sta avvertendo qualche forma di discomfort, certo, o di problema. Certo, se c'è qualche problema. Senta, per quel che riguarda i tumori cerebrali sono quelli più difficili da trattare perché, come sappiamo, purtroppo la chemioterapia fa fatica ad attraversare tutte le barriere che il cervello mette proprio per difendersi. Quindi in che modo può funzionare questo tipo di macchinario? Ha detto proprio bene, il problema è quello della barriera, o perlomeno uno dei problemi è quello della barriera ematoencefalica. Questa barriera, che è un meccanismo di diciamo così, di protezione del cervello, è rappresentata da questa sorta di sigillo che esiste tra le cellule che compongono la parete dei vasi che oltrepassano il cervello. Bene, e questo ovviamente evita anche che possano passare quei farmaci che potenzialmente invece potrebbero essere curativi nei confronti della lesione. Allora, noi possiamo in maniera transitoria, utilizzando gli ultrasuoni, allentare queste giunzioni, questa sorta di, diciamo così, di guarnizioni, in maniera tale da favorire il passaggio di molecole che altrimenti non
non raggiungerebbero. Cioè, quindi sostanzialmente voi riuscite ad allargare, adesso lo dico in modo molto banale, no? E vicino a dov'è la lesione, a dov'è il tumore, far penetrare quindi il farmaco. Esattamente. E poi normalmente, proprio naturalmente, si richiude e torna come prima. Generalmente, quindi generalmente questa chiusura, che è una chiusura proprio naturale e spontanea, avviene nell'arco delle 12-18 ore dall'effettuazione del trattamento. Beh, certo, questo fosse, cioè, se riusciamo a fare questo sarebbe una cosa veramente incredibile. Posso dirvi che abbiamo proprio ieri sera fatto il terzo trattamento e primo trattamento in Europa di un paziente con un glioblastoma, dove abbiamo potuto dimostrare la efficacia in termini di apertura, certo, di questi cancelli, certo. Dopodiché verificheremo in futuro, spero, anche un'efficacia dal punto di vista veramente terapeutico. Stiamo con le dita incrociate. Ultimissimo, perché siamo veramente in chiusura, questi sono dei macchinari che vorrei sottolineare, si trovano Palermo, Messina, L'Aquila, Verona e Milano, da voi, sì. Sono costosissimi. Sono estremamente costosi e devo dire, e sono anche molto orgoglioso di questo, nel senso che noi, grazie all'aiuto di una benefattrice straordinaria, che è la signora Ines Ravelli, che ha fondato la Fondazione Neuroscience Academy, siamo riusciti a costruire per esempio questo bellissimo centro di simulazione, siamo riusciti ad acquisire la Focus Ultrasound e quindi è un sostegno alle attività di ricerca veramente straordinarie. Bellissimo, e anche dall'estero, lei mi stava dicendo prima, che arrivano delle richieste dicendo quanto costa fare questo trattamento, noi ce l'abbiamo col Servizio Sanitario Nazionale, che mi sembra una cosa ottima. Grazie professore, grazie moltissimo a lei. E con questo vi saluto e vi do appuntamento come sempre con Medicina 33. Arrivederci.